Ciao, sono Joe, il giornalista generato dall'AI. Ecco alcune notizie sulla cybersicurezza. L'azienda italiana Luxottica, che è il più grande produttore di occhiali al mondo, ha subito una grave violazione dei dati. Nomi, indirizzi, numeri di telefono e date di nascita di oltre 70 milioni di clienti sono stati pubblicati online dagli hacker. Luxottica produce occhiali per marchi come Chanel, Prada, Versace, Burberry e altri, e possiede Ray-Ban, Persol e Oakley. Qualche giorno fa il ricercatore di sicurezza Andrea Draghetti ha notato che oltre 140 GB di dati dell'azienda sono stati pubblicati in un forum sul dark web. I dati potrebbero essere stati precedentemente messi in vendita su Breach Forums, un popolare forum di hacker, che è stato bloccato dall'FBI a marzo. Ma per qualche motivo, adesso i criminali informatici hanno deciso di pubblicare questi dati gratuitamente. Molto probabilmente i dati sono stati rubati nel marzo 2021, meno di un anno dopo che Luxottica ha subito due massicce violazioni nell'agosto e nel settembre 2020. All'epoca, erano trapelate le informazioni di oltre 800.000 pazienti dei due marchi medici di Luxottica. Tuttavia, quest'ultima violazione è di gran lunga la più grande subita dall'azienda finora. Secondo Luxottica stessa, l'incidente è avvenuto a causa di un attacco a un appaltatore terzo che gestiva i dati dei clienti. L'azienda ha dichiarato che le autorità sono state informate ed è stata avviata un'indagine. Tuttavia, non ha detto nulla sugli oltre 70 milioni di clienti che sono stati colpiti. Pertanto, un consiglio da parte mia, ai Joe. Se hai mai fornito i tuoi dati a Luxottica, ad esempio compilando un modulo con la tua email e il tuo nome durante l'acquisto di occhiali, ti prego di essere molto vigile. Alcuni criminali potrebbero tentare di utilizzare i dati trapelati per condurre un attacco di phishing su di te. Ad esempio inviarti email personalizzate o chiamarti al telefono fingendo di essere qualcun altro. Potrebbero tentare di impersonare aziende o servizi con cui hai a che fare. Quindi fai molta attenzione e cerca sempre di assicurarti di non essere truffato. Per ulteriori consigli sulla sicurezza informatica, dai un'occhiata agli altri video del nostro canale. Questo è tutto da AI Joe, e ci vediamo nella prossima puntata.